mondo d'inferno. Il mondo d'inferno indica uno stato vitale debole, completamente condizionato dall'ambiente, nel quale si prova angoscia e disperazione e non si ha la forza di reagire. Eppure, come in ogni altro aspetto della realtà, anche l'inferno può avere una funzione positiva, darci la spinta per cambiare. Mondo di avidità, fame. Potremmo definire l'avidità come il desiderio di riempire a tutti i costi un senso di vuoto interiore. Chi vive in questo mondo è schiavo dei desideri, non gode della vita perché gli manca sempre qualcosa, con la conseguenza di sentirsi perennemente insoddisfatto. Mondo dell'animalità. Il mondo di animalità segue la legge del più forte, la logica della guerra. È nella natura delle bestie minacciare il debole e temere il forte, affermava Nichiren. Il veleno dell'animalità provoca imbarbarimento culturale e sociale, degrado ambientale, mancanza di istruzione, di misure igieniche, di prevenzione e genera quindi anche epidemie. Chi si trova in questo stato vive istintivamente e superficialmente. Stupido è chi non usa la propria intelligenza e la propria coscienza. Il mondo di collera. Caratteristica di questo stato sono la presunzione e l'arroganza, prerogative di chi ha l'illusoria convinzione di essere migliore degli altri e usa la sua energia per promuovere questa immagine nascondendo i propri difetti. Una persona di questo tipo non desidera imparare dagli altri e non è capace di riflettere su se stessa. Chi è nel mondo di collera ha un senso spropositato dell'io, ma quando la sua illusione di grandezza viene infranta dalla presenza di qualcuno veramente superiore, si ritrae rivelando la propria debolezza. Il mondo di umanità. La calma è il mondo di umanità, scrive Nichiren. La tranquillità che deriva dalla pace della mente non è più in balia delle emozioni dei quattro mondi precedenti. Ma per mantenere la pace nella mente è necessario uno sforzo assiduo perché si può essere facilmente deviati dalle influenze esterne. Alla minima difficoltà ci si deprime e ci si arrabbia. Inoltre la tranquillità sperimentata da chi dimora nel mondo di umanità rischia di cancellare qualsiasi spinta verso il miglioramento individuale. In tal senso i rischi del mondo di umanità sono la pigrizia e la statisticità. Il mondo di cielo o estasi. È lo stato di gioia che sperimentiamo quando esaudiamo un desiderio o evitiamo una sofferenza, detto anche mondo di felicità temporanea. In realtà questa gioia è fugace perché dipende da qualcosa di esterno. Se la fonte si inaridisce, questo mondo si dissolve istantaneamente e noi ricadiamo nei mondi più bassi. Mondo di apprendimento o di studio. In pratica, vive in questo mondo chi cerca di perfezionare se stesso imparando dalle esperienze e dalle conoscenze di altri. Questo livello di introspezione segna la frattura con i sei mondi più bassi e la conquista di un'autentica libertà interiore. Sperimentiamo il mondo di studio, le persone animate da spirito di ricerca, siano essi studenti o discepoli, e chi cerca di fare tesoro della saggezza. Ciò che impedisce a molti di sperimentare questo stato vitale è l'eccessivo orgoglio, la presunzione della superiorità della propria coscienza, che dà origine al mondo di collera. Il mondo di illuminazione parziale. Viene chiamato anche mondo di realizzazione. La sua caratteristica è l'intuizione e l'ispirazione improvvisa. È lo stato vitale degli scienziati, dei filosofi e degli artisti, ma anche di tutti coloro che studiano e riflettono su un particolare problema, cercando risposte dentro di sé e improvvisamente comprendono e risolvono.
Ogni persona può manifestare questo stato nel momento in cui ha un'improvvisa intuizione che le consente di vedere chiaramente un aspetto della realtà o risolvere un problema, grande o piccolo che sia. Il mondo di Bodhisattva. Il Bodhisattva è colui che aspira coraggiosamente all'illuminazione. La virtù tipica di questo mondo è la compassione. Il sé è nello stato di Bodhisattva quando tutte le migliori qualità si fondono per la compassione e il desiderio di sostenere gli altri. Il mondo di Buddhità. La Buddhità è la piena e completa manifestazione dell'infinito potenziale insito nella vita umana. È uno stato di libertà assoluta. Siamo liberi di attingere senza limiti al potere del Buddha perché lo possediamo da sempre e grazie a tale potere possiamo imprimere alla nostra vita una direzione nuova, indipendente dalle nostre paure e dai nostri pregiudizi. Ottenere la Buddhità, scrive Daisaku Ikeda, significa fare del mondo di Buddhità la nostra tendenza vitale fondamentale.